Buongiorno a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi analizzeremo una lente di Fujifilm, in particolare il 23mm f1.4. Lente per APS-C, quindi su formato full frame, equivalente a un 35mm. E andremo a confrontarla con il già recensito 23mm f2. Scopriamola insieme. Partiamo analizzando la costruzione. La lente è veramente ben costruita, molto solida e molto robusta, proprio come ci hanno abituato tutti gli obiettivi di Fuji comunque. Costruzione in alluminio, baionetta in alluminio, dove però manca la guarnizione tropicalizzazione. Questa lente infatti, a differenza della sua sorella minore F2, non è tropicalizzata. Questa versione F1.4, avendo un diaframma molto più aperto, fa più fatica a mettere a fuoco rispetto all'F2, quindi l'autofocus risulta leggermente più lento della versione F2, appunto. Un'altra differenza che possiamo notare a livello del corpo è sicuramente la dimensione, dove l'F2 ha un diametro della lente di 43 mm e un peso di 180 grammi, mentre la versione F1.4 ha un peso di 300 grammi e un diametro della lente di 62 mm, quindi è parecchio più cicciotto e pesante. Comunque molto contenuto le dimensioni e il peso per essere una lente così luminosa, ma sicuramente non è un ultra trasportabile come può essere l'F2. Passando ad analizzare il bokeh, chiaramente il bokeh è molto migliore sull'F1.4, è più morbido, più rotondo per via dell'apertura maggiore, ma anche a parità di apertura, quindi mettendo l'F1.4 a F2, comunque ha un bokeh più morbido e più rotondo dell'F2 a F2, appunto. Passando alla qualità d'immagine, partiamo analizzando l'F1.4, che risulta comunque molto nitido anche a tutta apertura, per poi chiaramente, chiudendogli uno stop, diventare più nitido del suo fratello F2. E in generale la percezione di colore dell'immagine è sempre un po' più brillante a parità di impostazione e di settaggi, risulta sempre leggermente più brillante della versione F2 e più nitido. Capiamo un po' a chi può servire questa lente però, perché appunto la differenza tra le due lenti è quasi un raddoppio del peso e quasi un raddoppio del prezzo. Quindi bisogna un attimo capire a chi serve davvero, perché quella lente F2 tra l'altro è tropicalizzata, è più veloce l'autofocus e è più adatta ai viaggi. La versione F1.4 può valer la pena a chi cerca veramente il massimo in termini di nitidezza a discapito di peso e costo ed è disposto a rinunciare alla tropicalizzazione. Quindi mi immagino tutte quelle persone che utilizzeranno questa lente in ambienti studio o in modalità notturna, dove uno stop in più di luminosità può far comodo. Per chi invece utilizzerà questa lente per fare street photography, per fare travel vlogging, per fare comunque reportage o portarla in viaggio, riteniamo che sia più adatta la versione F2. La versione F1.4 è proprio per chi cerca il massimo di luminosità, scendendo però dei compromessi. Ricordiamo che anche questa lente non è stabilizzata, in quanto Fuji tende a stabilizzare il sensore e non le lenti. Per questa recensione del 23mm f1.4 è tutto. Grazie per aver visto questo video. Un saluto da The Italian Maker.